Buonasera, bentornati a questo nuovo appuntamento con Ferrara Rinasce, l'informazione al servizio della città. Questa sera parliamo di come la nostra città rinasce, può rinascere grazie al cinema. E con noi abbiamo un ospite speciale, Stefano Muroni, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Allora, Stefano, innanzitutto come va? So che in questo periodo tu purtroppo non sei a Ferrara, sei a Roma. Sì, buonasera a tutti, grazie di cuore per l'invito. Ma io sono nato ottimista, vivo in una felicità permanente, lo dico con massimo rispetto, intanto per l'epoca drammatica che stiamo vivendo a livello umanitario. Però, per quanto mi riguarda personalmente, in questi mesi il mio tasso creativo è aumentato moltissimo, ho iniziato a fare l'orto, a leggere in più libri anche di filosofia. E ho iniziato a fare anche il pane in casa, che si era perso, noi proveniamo dalla civiltà contadina e quindi bisogna, insomma, bisogna un po' ritornare alle cose un po' più semplici. E noi stiamo progettando un triennio 2021-2023 straordinario, sempre con al centro la nostra città e il nostro territorio, che è il più bello del mondo. Senti Stefano, se uno ti volesse presentare un po' con tutto quello che tu sei, tra virgolette, abbiamo attore, scrittore, produttore cinematografico, fondatore e presidente della scuola d'arte cinematografica Florestano Vancini, fondatore della filiera creativa Ferrara Città del Cinema. Allora, partirei dalla fine. Partiamo da quest'ultima per farci un po' capire ancora meglio anche il tuo legame con questa città e con il cinema. Che cos'è questa Ferrara Città del Cinema? Allora, è qualcosa di complesso, ma in realtà di semplicissimo. Ferrara, la città del cinema, è una filiera che basa la propria filosofia sulla formazione e sulla produzione cinematografica. Questa filiera creativa è un insieme di scuole di teatro per gli adolescenti, di campus internazionali per ragazzi, di scuole nazionali del cinema, di produzioni cinematografiche, di agenzie cinematografiche, di sette cinematografiche, di feste itineranti del cinema e della felicità, di laboratori sul cinema che proponiamo alle scuole medie del territorio, della nostra provincia, alle scuole superiori. E quando è che sono partito a creare questa filiera? L'abbiamo ufficializzata l'anno scorso, nel 2020, alla Mostra del Cinema di Venezia, con il Comune di Ferrara, con la provincia, con la Regione Emilia-Romagna, con il MIBACT, col MIUR, con tutti. Però in realtà parte dal 2013. Io, una volta che mi sono diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che è la scuola nazionale del cinema, la più antica del mondo, dove su 1200 ne prendono 8, io ero rientrato in quegli 8. Ho iniziato a vivere anche un po' così l'esperienza cinematografica romana e ho iniziato ad avere anche i primi contatti con attori importanti, con televisioni importanti. Però io non ho mai dimenticato le mie origini, le mie radici, che provengo dalla città di Ferrara, di più, mi permetto di dire, dal basso ferrarese, dove è il luogo da cui comincia l'infinito. E allora ho pensato a quando ero ragazzo, da quando ero bambino. Io cercavo una scuola per adolescenti in cui si studiasse teatro, cinema, televisione, recitazione, regia, sceneggiatura, però non c'era, cioè c'erano tanti, no, tanti no, c'erano alcuni corsi come in ogni città italiana, quindi un giorno alla settimana per un anno, però io cercavo una scuola che durasse 3 anni, 2 settimane, possibilità anche di vedere un set, di recitare davanti alla macchina da presa, sul palcoscenico, eccetera. E quindi nel 2013 nasce il primo tassello di questa filiera, che è il Centro Preformazione Attoriale, la prima scuola di teatro, cinema e TV in Italia pensata per gli adolescenti, ragazzi tra i 14 e i 18 anni. L'abbiamo aperta 7-8 anni fa e ogni anno abbiamo circa 70-80 ragazzi, soprattutto dalla provincia di Ferrara, però anche dal Bolognese, dal Rodigino, dal Ravennate, a volte anche da Padova. Poi non abbiamo dimenticato l'estate. Quindi il mio sogno era portare il mondo sul nostro bellissimo territorio, nel Basso Ferrarese, magari in una delizia del Cinquecento. E quindi è nata l'idea della tenda Summer School, un campus internazionale estivo dove i ragazzi dormono in tenda e si studia dalla commedia dell'arte, che è una nostra corrente teatrale che nasce tra Ferrara, Mantova, Venezia e Padova, e la comicità contemporanea. E ogni anno abbiamo 100 ragazzi dei 5 continenti che vengono ad agosto a Sabbioncello San Vittore, in mezzo al Sanzali ad agosto, però ci vengono
per studiare teatro. È un miracolo. Arrivano a Ferrara, lì c'è una corriera che li porta nella darsena, da lì c'è il battello, la mena. Fanno 1 ora e mezzo di fiume Po e sbarcano a Villa La Mensa. Piantano le loro tende, per 7 giorni fanno teatro con ragazzi di 1.000 paesi del mondo. Beh, per un ragazzo della Mongolia o della Colombia o degli Stati Uniti che vive questa esperienza, è un'esperienza straordinaria. Il Certo. penultimo tassello è la scuola di cinema, scuola d'arte cinematografica Florestano Mancini. Cioè io mi sono chiesto, ma i ragazzi si preformano sul nostro territorio, hanno un'esperienza internazionale sul nostro territorio? Ma perché devono sempre andare o a Roma o a Los Angeles o se no mettere nel cassetto il proprio sogno e fare altro? Allora abbiamo tentato di aprire una scuola nazionale del cinema anche a Ferrara ed è la prima scuola d'arte cinematografica della regione Emilia-Romagna ed è una delle pochissime in Italia strutturata sul modello delle grandi scuole di cinema d'Europa, e cioè 3 anni tutti i giorni con docenti importanti. L'ultimo tassello è la nostra società. Controluce Produzione. Negli ultimi 3 anni, l'abbiamo fondata nel 2017, ha prodotto 3 documentari per Re2, 3 webserie per l'Enciclopedia Treccani, ha distribuito il film che avevo prodotto qualche anno prima, che è La notte non fa più paura, il film sul terremoto dell'Emilia-Romagna, portandolo su Sky Cinema, e poi il nostro ultimo film, che è il film su Don Giovanni Minzoni, che abbiamo Certo. girato nel Basso Piularese e che l'abbiamo venduto alla RAI. Quello che vi ho raccontato, lo so che ho detto molte cose che per me sono lucide e trasparenti, ma magari Ci hai perché fatto fare ci un ascolti. viaggio, insomma, in questi ultimi tuoi 7 anni, sostanzialmente. Esatto. Però vi ho raccontato una filiera creativa, cioè nello stesso territorio, nella stessa città, un ragazzo di 13-14 anni, se vuole fare questo mestiere, l'attore, lo sceneggiatore, il regista, insomma, entrare nel mondo del cinema partendo dal teatro, può farlo, Può perché farlo. c'è una scuola che lo preforma, un campus che lo preforma internazionalmente, una scuola che lo forma professionalmente e una società che gli fa muovere i primi passi nel mondo del lavoro. È un miracolo. Tra l'altro, avendo anche a disposizione un set naturale a cielo aperto, se vogliamo, se uno lo vuole sfruttare, se uno lo vuole ambientare, com'è la nostra città e il nostro territorio, per chiudere, diciamo, il cerchio. Assolutamente sì, infatti io prima di Ferrara, la città del cinema, volevo chiamarla Ferrara, la Cinecittà sul Po. Però il brand Cinecittà ovviamente è registrato, è molto antico. Però è vero, siamo una Cinecittà sul Po, noi non abbiamo gli studios, ma i nostri studios sono i nostri borghi, sono i nostri castelli, le nostre rocche, le nostre delizie, le nostre abbazie, le nostre dune. Noi abbiamo le dune Massenzatica, le nostre lagune. Il nostro Adriatico, i nostri litorali, abbiamo una città del Novecento, una città metafisica che è Trisigallo. Ragazzi, abbiamo tutto e quindi si può girare sul nostro territorio. Io il film sul terremoto l'ho girato a Mirabello, però l'ho venduto all'equivalente di Netflix in Cina, l'ho venduto a Sky Cinema. Il film su Don Minzoni l'abbiamo girato a San Bartolomé in Bosco, al Museo della Civiltà Contadina, bellissimo, andate a vederlo. A Porto Maggiore, Teatro Concordia, straordinario. Nella città di Mesola, l'abbiamo girato alla Pieve di San Vito di Ostellato, l'abbiamo girato a Palazzo Crema Ferrara, l'abbiamo girato nelle nostre parti, l'abbiamo venduto poi alla RAI. Cioè, si può produrre sul nostro territorio e venderlo alla RAI, a Sky e al mondo. E io non è che Certo. sono un genio, ho studiato la storia del Novecento. Cioè, noi siamo la città in cui è nato il neorealismo italiano con Luchino Visconti, ci gira nel 1943 Ossessione, arriva Rossellini e ci gira Paisà. Siamo la città di Antonioni, di Rambaldi, di Vancini, di Folco Quilici, di Giorgio Bassani, di Adriana Benetti, attrice dimenticata, ma è la prima diva del neorealismo italiano, era nata a Quacchio. Siamo la città di Sandro Simeoni, era nato a Migliarino, il più grande pittore per il cinema italiano nel mondo, era quello che pitturava, creava le locandine per Fellini, per Pasolini, per Sergio Leone, era di Migliarino. Allora, studiando il Novecento, io, 18 anni, mi sono chiesto: ma com'è possibile che una città del cinema, una terra di cinema, non abbia una scuola per adolescenti, una scuola di cinema, una società di produzione? Quindi ho cercato di realizzare tutte quelle cose che io da bambino e da ragazzo ho sempre sognato, ma che non c'erano, ma non solo a Ferrara, ma non ci sono neanche a Bologna, ma neanche a Sassari, ma neanche a Pisa, ma neanche a Savona, neanche a Trento. Cioè, sono cose che tu trovavi a Roma e basta.
Questo aspetto qua è uno di quegli aspetti che ci hanno messo in evidenza anche i ragazzi che abbiamo incontrato questa mattina a proposito della scuola di d'arte cinematografica Florestano Vancini, che tra l'altro oggi ha avuto un nuovo momento in presenza, perché purtroppo, come tutte le scuole, ha dovuto adattarsi alla didattica a distanza. Noi siamo andati a sentire un po' le voci di questi ragazzi che sono tornati in aula, tra virgolette, ma anche sul set, perché stanno lavorando in un progetto, poi magari Stefano ce lo racconterà. Sentiamo. Azione. Ho deciso di partecipare semplicemente per seguire la mia passione, per formarmi come attrice in un ambiente che ci sostiene, che ci valorizza come persone, che ci fa sentire a casa. È da quando sono piccola che ho il sogno di recitare e di diventare un'attrice, quindi ho intrapreso questa scuola per questo. Ahimè, ho trovato solamente gente che mi rassomigliava. Come sei riuscito a salvarli? Come il mago Borghi qui presente. Io faccio sezione regia e ho deciso di intraprendere questo percorso perché purtroppo il problema che circola principalmente è che non ci sono molte scuole di cinema dintorni. Cioè, magari c'è Roma o Torino, però sono veramente città molto lontane. Magari per uno che vuole applicare nel campo la sua passione può risultare un po' difficile spostarsi da un punto all'altro. Io per dire provengo dalla Sardegna e sono veramente felice di essere parte di questa realtà. Uno, appunto, perché per passione, e due, perché lo condivido con loro, perché il bello del cinema è proprio perché è un'arte che si condivide. Fare questa scuola in questo periodo com'è? È dura e già essere qui a girare questo corto è come respirare per me, perché eravamo in casa da un sacco di tempo e non se ne poteva più. Purtroppo siamo bloccati in casa, siamo chiusi in casa e le lezioni sono veramente molto difficili da affrontare. No, non ci siamo scoraggiati, anzi siamo molto forti e questo progetto per fortuna è arrivato e siamo più che felici di realizzarlo. Un sogno nel cassetto, immaginandoti nel futuro, che cosa ti piacerebbe dirigere? Che tipo di progetto cinematografico ti piacerebbe dirigere? Beh, di sicuro un western perché è uno dei miei generi preferiti, speriamo, perché cavoli, sarebbe proprio bello. Tu invece? Per me recitare in un film horror sarebbe un sogno. Io sono appassionata di cinema, ma in particolare del cinema horror. Vorrei lavorare come attrice e ce la metterò tutta per farcela. Allora Stefano, davvero carinissimi questi ragazzi che erano insomma molto, molto emozionati in questa giornata in cui sono potuti ritornare alla loro scuola. A parte mi ha fatto davvero sorridere quella ragazza che diceva di voler lavorare come attrice nei film horror, vedendola così tutta timidina, tutta gentile. Della serie, insomma, i sogni vanno oltre a quelle che possono essere le apparenze, a quello che si sembra, no? Davvero molto molto carini. È bello in questo momento sentir parlare di sogni, di passione, del fatto che non si fanno abbattere. Sì, io cito sempre la Costituzione, il primo articolo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il mio lavoro è il mio sogno realizzato. Io volevo fare questo da quando ero bambino, l'attore, l'imprenditore della creatività. E quindi è una Costituzione basata, secondo me, in qualche modo, sui sogni delle nuove generazioni. Quindi per tenere fede alla nostra Costituzione bisogna contribuire in tutti i modi, cercando di realizzare i sogni delle nuove generazioni. E mi sono anche un po' commosso guardando questi ragazzi che poi sono i nostri allievi, intanto perché io sono passato nella loro età e anch'io tanto sognavo questo mestiere, però li invidio molto, lo dico sempre, perché io conosco anche, diciamo così, le lacune di alcune realtà formative italiane e quindi spesso quando esci da una scuola anche prestigiosa nessuno ti chiama. Nonostante tu magari sei talentuoso e sei bravo, come ad esempio a me è successo. Invece noi abbiamo cercato in tutti i modi di legare, come ho detto un po' prima, la formazione alla produzione, quindi la formazione ai primi passi nel mondo del lavoro. Noi,
a settembre-ottobre dell'anno scorso abbiamo aperto l'agenzia interna alla scuola, l'agenzia cinematografica, la Vancini Talent, l'agenzia che rappresenta i nostri allievi di recitazione, che vengono subito proposti ai casting, ai director, ai registi, ai produttori. Abbiamo avuto una nostra allieva del primo anno che adesso sarà presente in un progetto per Rai 5. Abbiamo avuto un nostro allievo che ha vinto un provino importante ed è coprotagonista dell'ultimo film prodotto dai Manetti Bros. Abbiamo avuto un'altra ragazza del centro per formazione attoriale, quindi la scuola per adolescenti, ma comunque sono tutti rappresentati dalla Vancini Talent, che sarà coprotagonista in una nuova serie di Replay. Qual è il miracolo? È che questi ragazzi abitano a Ferrara. Cioè loro abitano a Ferrara, escono da casa, fanno la scuola a Ferrara, poi c'è la nostra agenzia che gli dà i contatti giusti, vanno magari a Bologna per fare i provini e poi se passano magari iniziano a lavorare. Questo anche perché siamo in un periodo giusto, in un periodo oserei dire anche fortunato, è l'epoca anche delle film commission. Cioè negli ultimi 5-6 anni il cinema si sta un pochino più dislocando da Roma e 5 anni fa è nata la Film Commission Emilia Romagna, con cui noi che è anche un modo per prestare più attenzione, anche per valorizzare un po' di più i territori, per non far sì che il cinema ruotasse solo attorno ai grandi centri, far sì che anche luoghi che hanno magari delle grandi potenzialità, come può essere il territorio estense, possano cogliere opportunità cinematografiche, diventare set, diventare luogo di formazione e così via, no? Certo, avere una film commission nella propria regione significa essere attrattori di produzioni nazionali e internazionali e quando vengono sul territorio spesso sono storie legate al territorio e spesso cercano anche maestranze del territorio, a volte anche delle parti, quindi degli attori, delle attrici del territorio, quindi noi siamo anche tra virgolette facilitati, nel senso che poi noi siamo una scuola di formazione e la prima della regione Emilia-Romagna è una delle poche del centro-nord, una scuola che appunto dura 3 anni e tutti i giorni e quindi siamo anche più facilitati in questo. Quindi siamo nella città giusta, nel momento giusto e ci siamo fatti anche trovare pronti, perché ovviamente dietro l'apertura di una scuola c'è sempre anni di lavoro, di sacrifici, di visione, di creatività, di contatti, però siamo onorati, io sono contento anche perché, ecco, la cosa che mi commuovevo mentre guardavo questo filmato, noi abbiamo ragazzi dalla Sardegna, dalla Puglia, dal Trentino Alto Adige, dal Friuli, dalle Marche, da tutta l'Emilia Romagna, dalla Toscana, dal Piemonte, dalla Lombardia, e l'idea che delle famiglie investano sui sogni dei loro figli, i quali partano e vengono a Ferrara per studiare cinema, fino a qualche anno fa non era scontato. Io 11 anni fa sono dovuto andare via, non c'era niente, invece adesso l'Italia sta tornando in qualche modo a Ferrara per approcciarsi per la prima volta alla formazione cinematografica. È uno dei miei più grandi orgogli personali, ecco. Immagino, senti, è vero che servono i sogni, serve la volontà di credere nei propri sogni, la formazione e tutto il resto, però poi a un certo punto, come dicevi tu, serve anche chi magari li produce e ti aiuta a metterli in piedi questi sogni, ma serve anche un lavoro da fare con le istituzioni, con gli enti, con i territori, perché purtroppo senza quello il passaggio successivo non si può fare. In questo caso con Ferrara direi che c'è stata una bella sinergia. Assolutamente sì, assolutamente sì. E noi abbiamo, anche quando uno crea una scuola, banalmente serve uno spazio. E quindi noi eravamo già, siamo partiti a Spazio Grisù, e poi ringrazio sempre l'amministrazione comunale, il sindaco Alan Fabbri e l'assessore alla cultura Marco Culinelli e anche l'assessore al patrimonio Angela Travagli, che poi ci ha dato anche una collaborazione importante per arrivare poi all'ex MOF, capolavoro del razionalismo ferrarese. Io poi provengo da Tresigallo, che è un capolavoro del razionalismo italiano, quindi mi sento sempre un po' a casa quando arrivo all'ex MOF. So quello, però era è così. Era sì, il posto esatto. Della tua scuola, sì. Esatto, con queste pitture a muro bellissime di Galileo Cattabriga del 37, meravigliose. Però è così, noi lo insegniamo sempre ai nostri ragazzi, cioè la scuola Vancini vuole anche essere un presidio territoriale. Quando i nostri ragazzi da tutta Italia vengono alla Vancini, noi li facciamo studiare il nostro territorio, la città e la provincia. Adesso i ragazzi del secondo anno, sono in 13 in regia, dovranno produrre la loro prima opera, che però è richiesta dalla scuola. Al terzo anno faranno poi il loro cortometraggio. Loro
per la maggior parte dei lavori produrranno video, webserie, cortometraggi legati al territorio. E ti rispondo ancora più precisamente alla tua riflessione, che è giustissima e ti ringrazio di averla fatta, perché questa scuola ha molte unicità. Una di queste è l'insegnamento dell'imprenditoria creativa, cioè il diventare produttori di se stessi, perché se esci da una scuola e noi come società non possiamo ovviamente prendere tutt'altro, con l'agenzia magari non riesci a trovare il tuo sbocco, e può anche essere, però nei 3 anni tu hai imparato a scrivere una storia, a capire come fare il budget di previsione, a capire come interfacciarti con le banche, con gli imprenditori, con le società, con le fondazioni, con le cooperative, con le istituzioni, quanto sia importante conoscere un territorio e poi arrivare anche alla distribuzione festivaliera, nei cinema e anche alla vendita televisiva. Quindi la conoscenza del territorio, il rispetto per le istituzioni e anche sapersi muovere dal punto di vista imprenditoriale è alla base della nostra scuola. Noi vorremmo che dopo 3 anni, oltre ad uscire come attori, registi e sceneggiatori, escano come degli imprenditori creativi, gente che sa produrre le proprie opere d'arte, ma soprattutto che siano delle persone per bene. Su questa cosa ci teniamo molto. Su questo aspetto ti fermo, perché mi dai proprio il lancio giusto per l'intervento che abbiamo raccolto questa mattina del direttore artistico della scuola Alessio Di Clemente, che ha messo proprio in evidenza il fatto che si lavora sulle persone. Sentiamo. Non ha nessun senso lavorare su un giovane artista se non si lavora sulla persona. Il fatto che oggi tu l'abbia visti commossi e emozionati di essere tornati a scuola è proprio il frutto di tutto il lavoro fatto in quest'ultimo anno, nonostante il Covid. Devi considerare appunto questo, l'appartenenza che si è creata in questi ragazzi pur stando 3 mesi, 4 mesi a casa. È così forte che quando abbiamo fatto gli ultimi Open Days online abbiamo ricevuto più richieste e più adesioni addirittura dell'anno precedente. Questo per dirti che è un nostro fiore all'occhiello e anche una nostra filosofia profonda, convinta, che si lavora sulle persone. Si fa comprendere, si fa prendere consapevolezza alle persone di se stessi, della propria voce, della propria interiorità, della propria libertà creativa. Si cerca di destrutturare tutto quello che viene dall'esterno, che anche in maniera amorevole, anche in buona fede, le famiglie, il paese, la scuola, le amicizie, i parenti, magari la convinzione religiosa o politica, comunque ti mette addosso. Chi vuole intraprendere un percorso creativo non può avere colore o ideologia, deve essere libero di poter spaziare a 360 gradi sulla sua creatività e all'interno della propria creatività. Quindi direi che questa è la Florestano Vancini e ci sta ripagando assolutamente, perché li vedi, i nostri ragazzi siamo una comunità, siamo una famiglia, insomma. Non così lontano. Io intanto ho visto in un anno ragazzi arrivare qua pieni di paure, di problemi, di fragilità, con una grande voglia di esprimersi, che in un anno hanno conquistato se stessi. Ieri sentivo dire loro: tornare a scuola è per noi è un sogno, una boccata d'aria. Questo per noi è la cosa più importante, creare delle persone che una volta uscite da qui siano pronte ad usare il loro potenziale creativo a 360 gradi. Qualsiasi scelta poi facciano, naturalmente. Diceva Alessio Di Clemente, qualsiasi scelta poi facciano, insomma, essere delle persone pronte ad affrontare le sfide della propria vita, anche se questa non li dovesse portare a lavorare nel mondo del cinema. Sì, ma infatti noi diciamo spesso gli Open Day, quando c'è la mano della mamma che chiede sempre: ma troverà lavoro? Noi diciamo sempre che intanto è una scuola positivamente invasiva, cioè dopo 3 anni della Vancini difficilmente andrai a fare qualcos'altro lontano dal settore artistico cinematografico. Però ad esempio io sono diplomato in recitazione, ma non sono solo un attore. Io adesso ad aprile esco anche col mio romanzo d'esordio, ho aperto delle scuole, dei campus, sono diventato anche produttore, quindi è sempre quello il mondo, però ho fatto anche molto altro. Quindi noi cerchiamo appunto di dargli il maggior numero di strumenti affinché loro possano vivere grazie alla loro creatività. 2 parole su Alessio Di Clemente.
Lui, oltre ad essere stato il mio docente al centro sperimentale di Roma, pure era il terzo anno, e al terzo anno c'era Leslie Clemente. Lui è un docente prestigiosissimo a livello nazionale, era docente alla Scuola Nazionale di Roma. Quando però gli ho parlato del progetto sulla Vancini, lui si è talmente innamorato, e poi lui ha immesso questa filosofia importante della persona e molto alto, che lui ha trasferito la famiglia, moglie e tre figli, da Roma a Bologna. Ferrara non se l'è sentita, perché da Roma a Ferrara, forse Ferrara era un po' troppo piccola, ma mi ha detto che prima o poi si trasferirà anche a Ferrara, ma ha trasferito dopo 25 anni la famiglia da Roma a Bologna per prendere parte in maniera totalizzante al progetto della scuola Vancini, che poi è partita. Quindi siamo di fronte a un folle assoluto, che ringrazio sempre per la sua follia, e che aumenta il prestigio non solo della Vancini, ma anche della nostra città. Insomma, c'è un docente che ha insegnato per anni alla Scuola Nazionale di Roma e siamo riusciti a prenderlo. Tra l'altro stavano lavorando questa mattina su un progetto davvero importante, questi ragazzi. Ce ne vuoi parlare brevemente? Stavano lavorando su questo corto che è stato chiesto dall'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Sì, io qua adesso sono mi trovo in castagna, ma nel senso che noi in questo momento abbiamo, credo, con la scuola una quindicina di progetti in attivo, di cui però due o tre progetti con l'Istituto di Storia Contemporanea. Quindi posso dire che siamo sempre onorati di collaborare con l'Istituto di Storia Contemporanea e con la Presidente Anna Maria Quarzi. E credo che, certamente, un progetto legato alla memoria e alla giornata della memoria. Al giorno della memoria, certo. Esatto. Quello che facciamo però è comprendere sempre ai nostri studenti, oltre al territorio, è appunto l'importanza del passato, l'importanza della memoria, e soprattutto non solo informarci di quello che è avvenuto nel passato, ma sperando che l'informazione del passato possa diventare anche una consapevolezza, e la consapevolezza anche una presa di coscienza. Per questo è importante questo progetto e i progetti che stiamo facendo con l'Istituto di Storia Contemporanea, che ringrazio sempre per la collaborazione. Senti Stefano, abbiamo sentito i ragazzi che parlavano dei propri sogni, dei cassetti. Tu hai detto che hai trasformato il tuo sogno nel tuo lavoro, però un sogno nel cassetto tuo ce lo devi dire, insomma. Ma diciamo che il sogno è questo qua, ora bisogna approfondirlo totalmente, cioè diciamo che la base esiste. Hai costruito il cassetto adesso intorno al sogno. Ho costruito il cassetto, esatto. Io mi sono innamorato in questi ultimi mesi di Walt Disney, della storia dell'uomo Walt Disney. E quindi ho speso tipo 400 euro per comprare il cofanetto con tutti i 57 cartoni animati di Walt Disney, e ho letto, sto finendo anche di leggere la sua biografia, che è stata fonte di grande spunto per quanto mi riguarda. E allora, secondo me, noi per Ferrara, la città del cinema, siamo solo all'inizio. Cioè, se io ti dicessi, un po' come ho fatto prima, che noi ci troviamo in un grande parco giochi dove ci sono i castelli, le rocche, le delizie, i mulini, le abbazie, i battelli, sembra la descrizione di un parco giochi, ma invece è la descrizione della provincia di Ferrara. Allora mi piacerebbe immaginare la provincia di Ferrara come un grande parco giochi basato sulla formazione e la produzione cinematografica. E quindi a Ferrara abbiamo la scuola per adolescenti, abbiamo la scuola di cinema Vancini, abbiamo la società di produzione, ma a Copparo abbiamo la tenda Summer School a Villa La Mensa, ma magari possiamo pensare di avere anche la tenda Summer School Junior, un campus di teatro per scuole elementari e medie. Abbiamo già sperimentato Tresignana, località Tresigallo, e portarlo magari ogni giugno in tutte le delizie estensi del territorio, ma anche nelle rocche, nei castelli, nelle abbazie. Magari portare un laboratorio di cinema nelle scuole medie in tutto il territorio, portare anche il cinema nelle scuole superiori, in tutte le scuole superiori, e magari creare anche un villaggio del cinema. Io ci sto pensando, magari prendere una frazione, un villaggio che si sta spopolando nel Basso Ferrarese, e trasformarlo in quel luogo dove magari vivono per 3 anni gli allievi della scuola Vancini, a Londra no, insomma in Inghilterra lo fanno, perché la provincia di Ferrara no. Magari pensare anche in un paese, non a Ferrara, ma in un paese della provincia, una scuola del cartone animato. Cioè, allora, se iniziamo a creare tutte queste belle cose, questa è Ferrara, la città del cinema, un luogo che vive anche grazie attraverso la creatività delle nuove generazioni, perché i sogni sono importanti, e i sogni, questo per me è secondario, però lo diciamo sempre, producono anche un indotto economico, producono anche lavoro. Noi paghiamo circa 30 persone al mese
docenti, direttori artistici, direttori di comunicazione e marketing, segretari. E quindi cosa c'è di più bello che vivere dei propri sogni in un luogo bellissimo che è la nostra città, il nostro territorio? Insomma, io credo che sia possibile. Un decennio fa io sono scappato da Ferrara perché anche niente, e invece no, ho sbagliato. Invece magari uno può anche uscire dalla propria città, che vada in Italia o nel mondo, ma poi tornate tutti, perché in ogni persona c'è il genio, in ogni persona, e abbiamo bisogno di tutti. Quindi se la mia generazione, io oramai ho 31 anni, ne faccio 32 a luglio, si mette assieme e apporta qualcosa di buono e di onesto, certamente sarà sempre utile. Cicerone ci dice: ciò che è onesto è utile, ciò che è utile è onesto. Cerchiamo di farlo e secondo me arriveremo a dei risultati meravigliosi. E non se ne andranno più via i giovani, altro che lo spopolamento delle aree del basso ferrarese. Le persone non solo ritornano, ma faranno la fila per vivere nel villaggio del cinema o per iscriversi alla Vancini. Già lo stiamo vedendo, quindi secondo me ce la facciamo. Ma serve l'entusiasmo di tutti, le istituzioni, certo, gli istituti, la provincia, della regione, di tutti. Entusiasmo che c'è e che può solo aumentare. E che è solo all'inizio, come dicevi prima. Insomma, abbiamo costruito questo grande cassetto, ora di sogni da mettercene dentro ce ne sono davvero tanti, noi ti auguriamo di poterli realizzare, anche perché sarà bello per chi vive a Ferrara poterli vedere concretizzarsi. Grazie ancora a Stefano Muroni per essere stato con noi, per averci accompagnato in questo viaggio nella Ferrara, città del cinema. Grazie a voi, in bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento di serata.